Radio I Giovani Raccontano, prodotto dai giovani loschi del Beato Pier Giorgio Frassati. Incontri che hanno cambiato vite, personaggi in grado di essere fedeli al loro impegno con l'ideale. Gente ordinaria che ha reso San Benedetto del Tronto un luogo straordinario. Tutto ciò raccontato con una fervente gratitudine. San Benedetto, caro Bill me, umare tuono glielo più lucente, luce lettone glielo più trecchi. E che pozza i be! Guardate che cosa riesce a fare ancora Vaccari, è solo, forza Vaccari, con un altro, con Troncon, poi era Cutita, poi questa è Croci, che ancora va a segnare una meta, ed è la terza meta dell'Italia, che si riporta un'altra volta in vantaggio. E questa è un po' la, diciamo, è la storia dell'uomo qualunque, però di un ragazzo veramente in gamba e molto testa sulle spalle, di una semplicità disarmante. Basterebbero queste poche e sincere parole dell'amico e compagno di squadra Nicola Perna per introdurre il protagonista di questo nostro breve racconto. Giambattista Croci, nato a San Benedetto del Tronto nel 1965, è un ex rugbista italiano. Cresciuto nel calcio, viene dirottato alla San Benedettese Rugby a 17 anni, in ragione della sua altezza. Con tale squadra esordisce in Serie C, e successivamente, durante il servizio militare, gioca per il gruppo sportivo Espressione di tutte le forze dell'ordine, l'Interforze di Napoli. Durante una trasferta della squadra militare in Veneto, viene notato dal Rovigo, che lo ingaggia nel 1988, offrendogli un palcoscenico nazionale, anche grazie a un simpatico aneddoto raccontato dallo stesso giocatore. Sono andato a Rovigo, penso al mese di luglio 88, per cominciare la preparazione. Voi immaginate che a dicembre ci fu un raduno a Rovigo della nazionale, mancavano giocatori per raggiungere il livello, il numero minimo per fare gli allenamenti, e chiamarono 4-5 persone del Rovigo. Ci serviva uno del mio ruolo e andai io. E da lì è partita tutta la storia, perché poi dopo a dicembre ci fu la tournée in Irlanda con la nazionale. E così parte l'avventura in nazionale, che poi continua in Argentina, anche grazie alla fiducia dell'allenatore Cucchiarelli, che decide di inserire nella lista dei convocati il nostro Giambattista. Dopo questa prima esperienza tinta di azzurro, nel 1989 passa all'Amatori Milano, con cui le soddisfazioni non tardano ad arrivare, e infatti vince 3 titoli di campione d'Italia. Purtroppo però l'attività sportiva non gli garantisce un compenso adatto al mantenimento della famiglia e così Giambattista si vede costretto a rinunciare alla nazionale per 3 anni e nel frattempo inizia a lavorare in banca. Nel 95 però c'è una piccola svolta, dato che alla squadra italiana mancano giocatori come lui, alti, robusti e pronti a soffrire, viene quindi convocato e questa volta non può fare altro che accettare. In questo triennio, dopo il Mondiale 95 in poi, soprattutto dal 96 in poi, perché il 95 è stata un'annata un po' particolare, ci sono stati anche qui fortuna, bravura, mix delle due cose, non lo so, quindi questo chi sono altri che poi dovranno dire questa cosa. E sono stati forse il biennio in cui la nazionale italiana ha fatto i risultati migliori. La nostra nazionale veniva da un ciclo di ottimi risultati, come la vittoria con l'Irlanda e la Scozia, e il pareggio con l'Argentina. Per questo la Francia nel 97 non schierò le riserve contro l'Italia come era solita fare. Il caso, se così vogliamo chiamarlo, volle che la partita si svolgesse a Grenoble, invece che a Parigi. E questo di certo favorì l'afflusso di tifosi dal bel paese, data anche la vicinanza con il confine e l'elevato numero di italiani residenti nella città del sud-est francese. Puoi raccontarci di quella partita in cui hai segnato la meta grazie alla quale sei rimasto impresso nei cuori degli appassionati di questo sport? La partita è stata una cosa bellissima, perché noi arrivammo a Grenoble e tutti questi italiani, cioè ogni sera dovevano andare ospiti di questi club di italiani, perché dicevano, cioè, quando mai capitava che venisse la squadra italiana, e quindi dovunque andavi, cioè, fate qualcosa per noi. E noi entrammo in campo decisi e convinti di potercela fare, anche se nessuno ci credeva, perché, ripeto, la Francia non l'avevamo mai battuta prima di allora,
E niente, facemmo 40 punti alla Francia. Quindi è stata una bella soddisfazione? Quella è stata la più grossa soddisfazione nello sportivo. Non tanto per il risultato, ma per come loro l'hanno presa. Però malissimo, male, ma... E poi noi c'era un autore che era francese. E per quanto riguarda la tua meta? Sono riconoscibile per questa famosa meta, no? Questa famosa meta che poi da tante parti si dice che sia la meta che ha portato l'Italia a 6 nazioni, che ha una delle mete più belle che l'Italia abbia mai fatto. Allora, poi c'è stato solo colui che ha messo la palla a terra, quindi la partita l'ha vinta quel gruppo di 20 persone, l'ha vinta una persona. Poi, chiaramente, c'è sempre qualcuno che deve fare l'ultimo passo, no? Quindi tanti giocatori in quella meta hanno toccato il pallone. In quella meta la segna da Croce, quindi Croce adesso è quello che ha fatto meta, però in quella meta ci sono tanti altri compagni di squadra che hanno toccato il pallone. Perché in quel momento erano 20 pari, rimetti il risultato in un vantaggio, crei una tale... che quindi è stata, vi assicuro, un'esperienza bellissima. Da quella partita il mondo del rugby si rende conto che l'Italia non è più una squadra da sottovalutare e infatti, dopo aver battuto 3 delle 5 partecipanti al 5 nazioni, viene ammessa a questo prestigioso torneo che dal 2000 in poi prenderà il nome di 6 nazioni. Ci puoi dare un giudizio sulla tua carriera? Non può che essere positiva, nel senso che, positivo perché? Per due ordini di motivi. Uno è perché mi ha dato la possibilità di girare il mondo, cosa che non, forse probabilmente se fossi rimasto nel mio ambiente forse non avrei potuto fare. A livello sportivo poi qualcosa c'è da dire, cioè a livello sportivo penso di aver avuto tantissimo, forse più di quello che ho dato, perché comunque sia... Chi mai si sarebbe immaginato un ragazzo che parte da San Benedetto, vince 4 scudetti, vince la Coppa Europa, fa 24 presenze in nazionale. Cioè, uno che nasce in Veneto, uno che nasce all'Aquila, una carriera del genere poteva anche immaginarsela, perché loro erano c'è già una cultura sportiva in quello sport. Ma San Benedetto, no, San Benedetto non lo conoscete anche voi, c'è solo calcio. Quindi tutto ciò che non è calcio viene visto come una cosa fuori dal mondo. E quindi io non posso fare altro che ringraziare questo mondo, assolutamente, a partire dai miei compagni di San Benedetto che mi hanno costretto, tra virgolette, a cominciare a fare questo sport. A chi consiglieresti di praticare il rugby? È uno sport che consiglio a tutti, ma non perché si debba arrivare a certi livelli, perché chiaramente non tutti possono arrivare a certi livelli, ma io consiglio questo sport come sport formativo. Vi assicuro, ve lo dice uno che gli sport li ha praticati tutti, e quello che del rugby a livello di formazione di gruppo e da singola persona non lo dà nessun altro sport. Quindi io, se posso dare un consiglio a tanti genitori che poi vedono il rugby come uno sport pericoloso, fate giocare a rugby i vostri figli, perché davvero è una... poi il giocare ai bambini è bellissimo. Vi assicuro che vanno a terra, si rialza come se non la fosse. Difesa del calcio, che invece è uno sport, io ho mio figlio che gioca a calcio, e vi assicuro che è un discorso ogni partita. Perché non c'è cultura sportiva, né del tifoso e né del giocatore. Cosa che invece nel rugby non esiste. Nel rugby c'è una realtà sportiva, in campo si danno, si prendono, perché è uno sport di contatto, quindi è normale che. Però il famoso terzo tempo di cui si parla tanto è vero. È così, finita la partita, finisce tutto, mano a tutti e si ricomincia da zero, e dopo si va a bere una birra insieme. Questo è il bello dello sport. Gian Battista in tutta la sua carriera ha incarnato i veri valori dello sport e del rugby, riassunti magistralmente nella frase di Edwards: vincere con modestia e perdere con leggerezza. Inoltre, il nostro campione ha vissuto la competizione nella maniera in cui era stata concepita. Non a caso, sport deriva dal francese de sport, ovvero divertimento. Eh sì, è stato proprio il divertimento che ha condotto il nostro campione da una tranquilla cittadina di mare come San Benedetto a una carriera da molti invidiata e ricordata per quella meta a Grenoble, che ha infiammato i compagni di squadra e li ha condotti alla vittoria di una partita il cui risultato sembrava già scritto. Quindi, ogni volta che in TV vediamo una partita del torneo, che dal 2000 in poi ha preso il nome di 6 nazioni, dobbiamo ricordarci che una parte di quel numero ha i colori rosso-blu e porta il nome di Gian Battista Croci.